Ciao a tutti, oggi parliamo di come si impugna l'arco. Allora, lo sappiamo tutti come si impugna l'arco. Tutti abbiamo fatto il corso di tiro con l'arco e ci hanno insegnato che l'arco si impugna in questo modo qua. Si dice alza sulla mano e fai alto. Ecco, ho fatto alto e la mano è cosiddetta mano a Y. Questa è la famosa mano a Y. La mano a Y. Quindi hai la mano a Y, benissimo. Hai la mano a Y, metti la mano a Y, ecco la mano a Y. La mano a Y e poi chiudi la mano e questa è la tua impugnatura. Vedi che le nocche sono a 45 gradi e la mano appoggia solamente sul palmo, appoggia sull'impugnatura solamente al di qua della linea della vita. Questa è la linea della vita, deve appoggiare di qua. Da questa parte non deve toccare minimamente l'arco. Molto bene. Ebbene, questa è la cosa più disattesa nell'arceria dell'arco nudo mondiale. Praticamente io penso che solamente il 2-3%, voi guardate, andate a vedere una gara indoor di archi nudi, solamente il 3% utilizza l'impugnatura corretta nell'arco. Tutti gli altri, incredibilmente, nonostante che al corso non ci siano stati nessun tipo di problemi, tutti impugnano l'arco in questo modo qua. Quindi ben dentro e vanno in ancoraggio e tirano in questo modo qua. Forse un pochettino sfalsati, ancora peggio ovviamente, ma quasi tutti addirittura in questo modo. Senza nocche a 45 gradi. Quindi con punti di pressione multipli, quindi l'arco si comporterà in maniera molto instabile, le frecce possono andare molto alte perché si dice si tallona quando se spingo un po' di più qua o spingo un po' di più qua, non so qual è il vero punto di spinta, che deve essere il più piccolo possibile ovviamente. Quindi anziché questa posizione, addirittura vedo su tutte le linee di tiro questa posizione. E questo è inaccettabile. È inaccettabile per quanto riguarda la performance arco nudo. Ma io sono anche un pochino curioso e quindi mi chiedo e ho chiesto, ma perché alla fine del corso tutto bene, poi piano piano, soprattutto tutti gli archi nudi, piano piano da questa posizione, piano piano si va in questa posizione. Ebbene, è per avere molta più stabilità presunta, molta più stabilità nel tiro. Cosa vuol dire molta più stabilità nel tiro? Siccome nel tiro arco nudo è molto difficile avere dei contatti al viso con un buon allineamento geometrico, scheletrico, muscolare, è molto più difficile. Allora sì che tutto avviene con la perfezione, cioè punto di pressione qua, questo è il punto di pressione, in contrapposizione con l'ulna, in contrapposizione con l'omero e in contrapposizione con la spalla che è estesa e mantenuta estesa durante la trazione. Questa è performante, ma questo prevede che i muscoli dorsali si contrappongono a questa spinta che abbiamo davanti, si contrappongono in maniera lineare e ovviamente su questo famoso piano verticale. Quindi forte di spinta e trazione devono stare sul piano verticale. Per ovviare a questa difficile impostazione, cosa fa l'arciere arco nudo? Inserisce tutta la mano all'interno. Inserendo tutta la mano all'interno, ecco che io ho una presunta
una presunta situazione di stabilità. Mi sento più fermo, mi sento più stabile. Peccato che quando rilascio le forze non sono allineate. Io ho una stabilità in trazione, se mi sento molto più stabile in trazione sono molto più stabile, ma quando rilascio l'arco non è più così. E ho solo questa sensazione di stabilità, ma la stabilità vera e propria, ahimè, non c'è. Quindi che devo fare? Cosa devo fare? Beh, devo fare le cose molto molto semplici. Intanto io non voglio vedere gente che va a cercare il punto prestabilito. Andiamo su tranquillamente. Oh. Ma semplicità, uno, ecco, uno, e poi mi allineo, ok? È logico che estensione e allineamento. Ci dobbiamo allenare con un bravo istruttore che ci guardi e ci indichi la via e ci dica dove sbagliamo. Oppure ci possiamo filmare piano piano, se siamo da soli, ci dobbiamo filmare. Filmiamoci e piano piano riusciamo ad autocorreggerci. Però se no non faremo mai questi benedetti punti, perché quando rilasciamo le frecce vanno per conto loro. Per quanto facciamo messe a punto e compriamo i materiali più performanti, quando rilasciamo questa freccia tutto diventa caotico. Quindi spinta e trazione devono stare su un unico piano, in contrapposizione con la nostra muscolatura e con la nostra portanza scheletrica, ok? Quindi, anche se ci sembra che siamo più stabili solo in trazione, ma al rilascio succede l'apocalisse. Quindi cerchiamo di metterci bene in linea, quindi non partiamo così, ma partiamo in linea, affiniamo la linea e rilasciamo la freccia, ok? E questo può avvenire solamente se abbiamo un'impugnatura. Io cosa ho fatto? Ho messo questa carta vetrata, che è quella che si usa come antiscivolo per gli scalini. Potete usare o questo o un nastro antiscivolo che usano i tennisti. Non è sbagliato dire, io sento addirittura dire metti l'olio poi la mano si posiziona nel punto giusto. No, non succede nell'arco nudo, perché siamo un po' spostati, quindi non va bene. Dobbiamo avere una sicurezza che la mano sulla grip non si muova una volta posizionata. Poi andiamo a cercare gli allineamenti e la mano non si sposterà più, anche se non ci fosse la carta vetrata. Però dobbiamo partire già con una sicurezza di una buona posizione. Ok, quindi partiamo in questo modo. Uno, vedete come la mano fuori la spalla, allineamenti, distensione. Ok, dai, provate, scrivete nei commenti se riuscite, se avete dei dubbi, chiedete pure tranquillamente. Non dimenticate che se volete darmi del supporto c'è sempre il libro che vi aspetta. Ciao a tutti, buone frecce!